il secondo round dei trofei Sprint House, questa volta nell'autodromo di Varano de Melegari, si è concluso. Le nuvole minacciose e l'incubo costante del maltempo, in un anno più da Paesi Bassi che mediterranei, hanno fatto da padrone nelle qualifiche e nelle libere, lasciando però spazio alla domenica a un tanto atteso caldo e lucente sole estivo. Le qualifiche sono state interamente dominate da Cornero, autore della pole assoluta di categoria motoestate, e di Cristini, autore del secondo miglior tempo della pole di categoria moto di serie. Davvero impressionante la prestazione di Cristini, considerato che il secondo di categoria si trova quasi a 2 secondi di distacco. Vediamo il primo tempo oggi, domani sicuramente gli altri si miglioreranno, però va bene uguale. E mi dispiace per Carlini che purtroppo è caduto, è il mio diretto avversario e ce la giochiamo io e lui qua. Però sono contento, la mia squadra ha lavorato bene, siamo davanti, quando sei davanti va sempre bene, grazie. Ci siamo piazzati lì a metà, nell'assoluta e secondo è molto di serie. Domani si migliora. Vocaturi un po' tardato parte comunque in sesta posizione. De Carli non assoluto parte in terza posizione di categoria moto di serie ed è sicuramente un buon risultato. Non molto bene per Cannizzaro invece, che dopo il quinto posto in griglia a Franciacorta, a Varano si trova più in difficoltà partendo undicesimo. Diciamo che ci aveva abituato meglio. La partenza di gara è esplosiva. Brutta la partenza per Cristini che scivola in quarta piazza, mentre Carlini parte a razzo e brucia tutti, guadagnando 5 posizioni girando secondo. La gioia di Carlini però dura poco, in quanto un brutto incidente nelle retrovie, che vede coinvolti Santini, Selvatici e De Carli, fa sospendere immediatamente la gara. Bandiere rosse che sventolano in tutte le curve e seconda partenza. Saggia decisione da parte della giuria. Sembra di rivedere comunque la stessa partenza, ma vi assicuro che è un'altra. Cristini parte di nuovo male e gira quarto, mentre Carlini parte di nuovo a razzo e gira secondo. Fotocopia. Pagnoncelli parte male, facendo 300 metri in impennata e girando in quinta posizione. Non si perde d'animo però, dopo 3 giri di assestamento inizia a girare su tempi ragguardevoli, recuperando una posizione dopo l'altra. Anche Cristini non è da meno, infatti al terzo giro ha già risistemato tutto e si ritrova nella sua posizione, secondo. Primo giro comunque non eccezionale per Vocaturi, che scivola in 8ª posizione. Una bellissima rimonta però da parte sua, rimonta che lo porta ad accarezzare la 5ª posizione per poi comunque perderla all'ultimo giro a vantaggio di Cavallini. Cannizzaro vince il premio Costanza. Dopo aver superato la prima curva in 9ª posizione, l'ha infatti mantenuta fino alla fine della gara, conquistando così 2 posizioni rispetto alla sua piazzola di partenza. Invalicabile. De Carli si rivela autore di una grande prestazione. Egli infatti, nonostante l'incidente subito nella prima partenza, riesce comunque a rialzarsi, ripartire e chiudere la gara in 10ª posizione. Non è tanto la 10ª piazza che conta, quanto il 3º posto di categoria che gli consente di salire sul gradino più basso del podio. Duro come una roccia. Gara divertente nelle retrovie ma monotona davanti. E infatti è Cornero ad aggiudicarsi la corsa dopo essere partito e rimasto in testa per tutti i giri. Gran chalem per lui con vittoria, pole, giro veloce e gara interamente in testa. Direi una prestazione imperiale. Il podio della categoria motoestate vede a Cornero sul gradino più alto, seguito da Pagnoncelli e Viganò. Tu hai già fatto le valigie per andare in vacanza, l'hai dimostrato oggi. Sei partito, te ne sei andato e gli altri sono rimasti lì tutti. Un bello scherzetto. Ma sì, va bene, sono contento. Io arrivo da una brutta botta qua, la prima gara di Varano, ho distrutto la moto, sono caduto molto forte e quindi dovevo riprendere. Mi spiace per l'altra gara perché ero terzo e potevo andare, non dico a pigliare Alessandro, ma secondo me il secondo si poteva fare. Mi si è bloccato il cambio in una scalata dopo che ho passato Marco e quindi questa è anche una giusta soddisfazione. Devo dire che è un momento così. Bisogna portare a casa il risultato. Questo ci voleva anche perché è un'iniezione di fiducia. Il podio della categoria moto di serie invece vede Cristini sul gradino più alto, dietro di lui Carlini e De Carli. La stretta di mano con chi lo ha battuto. Allora, oggi non è andata poi così male perché si finisce con un podio e questo sicuramente ci proietta al prossimo appuntamento dove ovviamente bisogna restare in corsa. Chiaro, dopo la prima partenza che sono stato buttato giù. No, non te lo lascio, stai tranquillo, è mio. Allora non ci speravo più neanche di ripartire, invece con l'aiuto dei miei amici Sandro e il mio meccanico, allora siamo riusciti a mettere in piedi la moto per ripartire e dopo la gara è stata tutta una sfida che ci è andata anche bene. Anche tu hai fatto la tua gara benissimo, quando hai visto che il pilota con la Kawasaki, Giordano, ti stava quasi raggiungendo, non hai opposto alcuna staccata da brivido, giustamente lo hai fatto passare perché tu puntavi soprattutto alla classifica di queste moto di serie. Hai detto benissimo, intanto parto dall'uno perché l'abbiamo messo per gratificare tutto il lavoro che è stato fatto l'anno scorso da parte della mia squadra e da parte dei miei sponsor.
perché comunque c'è tanta gente che ci aiuta e questo è importantissimo. E quindi grazie a tutti. E per quanto riguarda la gara, sì, volevo far secondo sinceramente, e ci tenevo tantissimo. Hai fatto il primo nella tua categoria. Sì, però volevo far secondo in gara. E con le gomme che abbiamo era molto importante per noi, perché abbiamo fatto delle prove bellissime. Sabato avevamo la pole position e non ce l'ho fatta, è stato bravo Pagnocelli, e gli faccio i complimenti a lui, faccio i complimenti ai miei avversari, Carlini, che dobbiamo vedercela quest'anno noi due, e speriamo di vederci la prossima gara. Grazie. Benissimo, non capita spesso di trovare un pilota che ringrazia gli altri piloti, ma soprattutto i suoi sponsor. Complimenti, adesso ragazzi, il podio è tutto vostro. Vi invitiamo inoltre a registrarvi sul nuovo social network dei piloti, racebooking.net. Potrete pubblicare tutti i vostri tempi nelle varie piste con eventuali video on board e competere con gli altri utenti nella classifica generale, oltre che pubblicare e consultare annunci. A breve inoltre implementeremo un sistema di ranking col quale, in base ai risultati conseguiti nelle vostre gare e prove libere reali, acquisirete punti sul social network, i quali scalare la classifica generale e vincere dei premi che metteremo in palio nei prossimi mesi. Da Varano è tutto e arrivederci al prossimo appuntamento.